avevamo dato la buonanotte, ma praticamente 3 minuti fa è arrivato un tizio, uno dei tizi, è ancora lì che corre quello. Non si vede che c'è buio. Praticamente un tizio di un'etnia differente dall'italiana ci ha bussato chiedendo se poteva dormire nel nostro camper fino a domani mattina alle 5, che poi andava via. Io vabbè, l'oscurante era un po' più basso, ma che non si vedeva dentro quello che hai. Mi ha chiesto se poteva dormire nel nostro camper perché non sapevo dove andare. Allora ho detto: ah, non posso, non c'ho spazio, quindi ora metto in moto e mi allontano perché non voglio avere problemi e non voglio non dormire. Mi ha sempre tutelarsi. Ragazzi, alla fine per stare tranquilli ho fatto 20 km, 15, No, abbiamo fatto 7-8 km. 7-8 km e siamo tornati a Rescaldina, qui dove siamo stati questi giorni dal centro commerciale, anche se tra virgolette domani mattina è un po' scomodo perché bisogna fare più strada, più traffico, però vogliamo dormire tranquilli. Allora facciamo fare un po' di pipì a Bernice e poi a Nanna. Sinceramente, dopo 4 anni e mezzo di viaggio, è la prima volta che mi sposto, tra virgolette, sì, diciamo per paura, ma più che altro per stare tranquilli, cioè non... paura sì e no, è per non avere problemi, non rischiare di, cioè un po' tutto l'insieme, ecco, non so ora che termine darci, però se vogliamo metterlo come paura, mettiamolo come paura uguale. Quindi, niente. Là c'è casa su quattro ruote. Buongiorno a tutti, siamo già operativi, stiamo portando Bernice a fare due passi, due, di più no, due. Poi facciamo una colazione veloce e si parte per andare dal dottore per Christian. Anche oggi la giornata è del piffero, è tutto meno che bello, però pazienza. E che bella che vita Bernie! Fagli fare. Fagli fare bubù. Non la vedrete mai più, eh? Già vuol tirare per andare in camper? Segnatelo sul calendario. Già tira per andare a casa. Siamo entrati nel centro commerciale, ho preso una magliettina che era 6 euro della Norway in offerta. Fragoline, così fanno il test a Christian per l'allergia. Bombolone Quale vuoi prendere? e cannolo siciliano per la colazione e pane. La dieta quando la inizi, scusa? Lunedì? È nata la settimana, se ne va. Colazione time! In volo si è mangiato il bombolone, noi ci mangiamo il cannolino. E poi partiamo perché siamo già in ritardo, mi sa. Svolta a sinistra e Parte. prendi uno via Palmiro Togliatti. Vamos! Pronti, partenza, via. Si va per mari e monti, partenza, Senza via. via. Cioè, il dosso. Aia! Ragazzuole, abbiamo trovato posto a 500 metri. Loro vanno. Ho trovato posteggio qui, mi fermo in camper, per sicurezza, anche perché sono parcheggi bianchi e la strada è una strada tranquilla, direi. Solamente che siamo grandi e ne ho presi due. Non vorrei che si passasse. La polizia potrebbe dirmi qualcosa. Allora io aspetto in camper e in caso è mi muovo con il camper così non do problemi. Guardi, mio Allora, marito. sono rientrati mentre io sono qua stravaccato. Vediamo cosa dicono i referti. E niente, i referti dicono che adesso era troppo intasato e non gli hanno potuto fare la spirometria perché è pieno di. C'ha un po' di soffietto, è pieno di catarro e quindi Quanto ce l'hai gonfio il soffietto? la spirometria non poteva farla. Quindi domani mattina esami del sangue per Ah, e ti vedere. aspetta anche un bel commento su YouTube che ho letto. Per vedere a cosa, cioè, nel senso, gli ha prescritto un po' di cose allergiche perché gli abbiamo detto appunto delle fragole, che l'altra volta ha mangiato i crostacei e gli si sentiva la gola gonfia. Facciamo analisi e vediamo a cosa è allergico e poi faremo la spirometria per vedere se è asmatico.
Ya sta. Ora un bel caffettino e ci muoviamo. Ok, preparato tutto, tornati all'esame. Abbiamo preso un caffettino, ora andiamo a fare carico scarico. Presumo questa qua di Saron è la più vicino. E poi ci fermeremo da qualche parte a mangiare, non lo so, poi lo vediamo strada facendo, dai. Siamo mossi, ma prima di arrivare a carica e scarica abbiamo trovato il negozio del caffè. Andiamo a vedere se c'è i nocciolini per Jessica, che li ha praticamente finiti. E se c'è qualche offerta, perché c'è scritto caffè 14,90€, vediamo cosa dice. E vediamo se c'è un nocciolino per la signorina Jessica intanto. Contenta? Eccolo lì. 128 caffè. Poi abbiamo preso anche due ginseng, giusto se ogni tanto vuole cambiare. E ora caffè non più da caffè. Nocciolino, 128 capsule. Vediamo quanto ci vai avanti, un mesetto, più o meno. Quindi mi fai fare la fame oggi. Facciamo che alla fine devo venire alla Lidl a comprare da mangiare, perché se non mi fai fare la fame. Mangiare. Vabbè. Se no non mangi. Eravamo entrati solo per prendere il pranzo. Ha riempito il rullo. Sei unica, più unica che rara. Arrivati in camper, sistemiamo la roba. Guardate cosa mi sono preso da mettere all'ingresso di casa su quattro ruote. Per i malati che, come me. Il tappetino della Parkside. Come l'attrezzatura che ho la maggior parte. Carino, eh? Guarda che bello che è. Spettacolo, si sporcherà in tempo zero, però. Cos'è che stava dicendo lei? Che te lo do buono perché è grigio. Il tappetino? Sì. Ah, vabbè. No. Andiamo a fare carico e scarico e a mangiare. Oh, non sta male, però. Guardate che bello. Contenta Jessica del tappetino? Sì, contentissimo. Bello. Il tappeto della Parkside, lo sogniamo di notte. Andiamo a mangiarci qualcosa dal cino, visto che Jessica ha detto che... E vabbè, sono tutti uguali. Visto che Jessica non ha voglia di cucinare. Oggi non c'ho voglia di cucinare, quando è così... O è meglio che andiamo a mangiare fuori, perché se no non mangio. Se no non mangio. Abbiamo speso 50 euro al Lidl per comprare il pranzo. Però vabbè, mamma. Situazione perfetta, a differenza dell'altra volta, che eravamo sempre dal cino. E quello, anche qua c'è il robottino, non so se va in giro anche qui o forse no, vabbè, che là il camper era un po' nascosto, lo vedevamo e non lo vedevamo. Guardate invece qua la situa com'è. Jessica è contenta. E poi abbiamo la vetrata e lì ci abbiamo il camperozzo a vista d'occhio, senza che ci abbiamo rischi. Ora ordiniamo e mangiamo. Manco il tempo di accendere la telecamera, ma hanno lasciato giusto il mio. Ve lo faccio vedere io, per loro. Guardate che maleducati, già stanno mangiando. Mamma mia. Sono le due. È tardi, quello sì. Prima che se lo sbranano, polpo con i citrioli. Guardate, le verdure le mangio. Fritte. Zucchino fritto. Gamberetti, sale e pepe. Visto? È il karma che ti punisce, che ti stai bruciando. Gnocco di riso, gambero, spiedini di gamberetti e quelli non so cosa sono, spaghetti con gamberetti e verdure. Come li mangio io, non ti preoccupare. Avevate dei dubbi, no? Non ti preoccupare, mangio io gamberetti. Il bro si sta mangiando il pollo col bambù, qui c'è anche il pollo col limone, gamberi con verdure e non mi ricordo cosa, risotto ai frutti di mare e quello è ternera e vabbè. Mucca, manzo. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo chiesto il dolce e hanno una cosa che a me fa impazzire, speriamo che sia buono, il gelato fritto. In Spagna non si trova nei you can eat queste cose qua, però sono degli L you can eat. Ho preso il terzo. Vale. Stava scappando però. Eccolo. Olè. Più o meno. Gelato. Beh, un gelato. Andiamo a vedere il mini bro. Devi smontare il tavolo. E qua c'è il mio. Credo che saranno almeno un anno o due che non lo mangiamo. A in Canaria l'avevo mangiato l'ultima volta. Lì a Gran Canaria con David. Mangiato benissimo. Localino. Bello. E qui ci sono i robottini che ti vengono in giro. Si paga oggi? Sì. Ok. Paga. Per chi si trova da queste parti, il nome del locale è lì dietro,
E alla fine il menù, noi siamo venuti a pranzo, quindi non so se a cena può essere diverso o meno. Però a cena potrebbe essere di più, però a pranzo, per chi volesse, 3 menù, 3 Coca-Cola, 3 gelati fritti, 75 euro. Perché vabbè, il menù è all you can eat, che mangi quanto vuoi. Per il menù sta 16 euro più 6 euro ogni gelato e 3 euro ogni lattina, quindi sono 6, 12, sono 21, sono 24 euro a persona mangiare, bere e dolce. L'unica cosa un po' caruccia secondo me è stato un po' il gelato, però vabbè, dai. E che in all you can eat hanno già dei guadagni bassi, quindi loro ti fanno il menù con il prezzo buono, la bevanda anche 3 euro se andiamo a vedere una Coca-Cola è tantissimo, loro devono guadagnare un po' sulla Coca-Cola, sul dolce, su quello che è fuori menù, quindi ci sta. Ora caffettino e andiamo a ritirare il materiale coordinato ieri, i cavi, i terminali, quelle cose lì. Caffettino preso e ora ci mettiamo on the road. Jessica mette la mappa, è che poi quando ti fermi così cala una palpebra, ragazzi, che mettersi a guidare passa la fantasia. Dobbiamo fare 20 km mi sembra, però. Materiale preso, un po' di capicorda da 50, altri da 50 con foro più piccolo, altri da 16 con foro da 6, termorestringente. E gesemmo, come si dice in ligure. Ora vado al brico a prendere una pittura bianca da fare un ritocco sul tetto, un bicomponente. No, l'ho trovato, 150 metri. Ah, la farmacia? Guardate che carina questa chiesa. Non so in che paese siamo, però è bella. Allora, non vi ho fatto vedere tutti i chilometri che ho fatto perché sennò mi dite che sono matto. Allora, lo sanno che sei matto. Casa su quattro ruote. Cioè, non casa su quattro ruote. Sì. Sì. Casa su quattro ruote, il camper. Tra 200 ha un problema. Rotonda, tanto per cambiare. Molto probabilmente o il cuscinetto dello spingidisco o un petalo dello spingidisco, qualcosa comunque che è tra il volano, frizione, spingidisco, in quel gruppo lì mi fa un rumore. Per fortuna spero e credo non sia così grave e non mi abbandoni facilmente. Quindi sto cercando un meccanico. Tra 200 metri. Anche perché se ci abbandona ora possiamo dire ciao a tutti i lavori che abbiamo da fare. E il fatto qual è? Che ho girato tre officine che sono tutti pieni di lavoro, che cercano dipendenti e non saprebbero mai quando e come fare il mio camper, disperati. Ora sto andando in una Ford a vedere cosa. So già che mi diranno che bisognerà prendere appuntamento, fare una diagnosi, perché purtroppo quando vai nelle case madri se la prolungano un po' la sindrome. Il problema è che è una cosa che noi non possiamo fare perché. Eh no, mi serve la fossa, mi serve. Cioè, mezza alla strada mette male. Tira giù il cambio, per di più questa è la trazione posteriore, quindi trasversale, cioè in mezzo alla strada è impossibile. Se c'è un meccanico che ci segue magari. Spero di averlo risolto. Vabbè, però che magari ci può aiutare. Si faccia avanti. Perché col carrozziere alla fine non si è fatto avanti nessuno. No, no. Quindi vediamo se c'è un meccanico. Niente. Ho abbandonato il progetto di cercare un'officina. Anche alla Ford, beh, domani devo chiamare, vedranno cosa mi diranno. Non lo so, vabbè. Nada, siamo tornati qua dal centro commerciale, siamo tranquilli, più o meno vicino all'ospedale per domani mattina. Ora facciamo la pappa, una bella bistecchina, un'insalatona, abbiamo la carne e l'insalatona. E poi c'è anche una bella, e dopo la facciamo vedere, dai. Ora mangiamo. Vabbè, ma oramai lo saprà. Eh sì. Pippo, Pippo. Quindi fai che devo accendere. Adesso. Madonna, Pippo, che slancio. I colori castamacedoni sono spettacolari. Fragola, banana, mela, kiwi, mango e basta. E mela. E l'ho detto. Che spettacolo. È brava, Jessica. Bella, Che bello, guarda, è proprio estiva. Voleva anche il melone. Peccato che il clima non è proprio estivo. No, no. Però accendiamo il cinesino a 10. Ci arrangiamo.
Buongiorno a tutti. Andiamo all'ospedale per il prelievo del sangue di Cristian. Arrivati, e per fortuna ho trovato il posto praticamente dove ieri, forse qualche metro prima, però più o meno uguale. Ora loro vanno, io li aspetto qua come ieri e speriamo che tutto vada bene. Nel mentre che aspettiamo Jessica e Cristian che tornano dall'esame del sangue, io mi metto a trafficare, traffico un po' con il computer. Ho un po' di email, perché non entra? Ah, perché c'è, devo mettere internet. Rispondo a un po' di mail, un po' di commenti, un po' di cose. Pippotto fa colazione con il finocchio, il riso, il pomodorino. Che bravo questo bambino! Tutto veloce, tutto veloce, 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 veloce. Rientrati sono qui. Eccolo. Tu hai già mangiato, già abbiamo fatto vedere tu pangeletto e mangiato. Non rompere scatole. Quindi? Niente. Fatto l'esame? Sì. A posto? Però. Adesso esagerare. C'avevo tutte le labbra bianche. Basterebbe crescere, mangiare. E non potevo mangiare. Beh, ma prima, non il giorno dell'esame. Ora mangiamo noi. Ci mettiamo in marcia, abbiamo preso un caffettino, ora torniamo, ci fermiamo al supermercato a comprare qualcosa e poi torniamo lì al centro commerciale Rescaldina che mi devono consegnare un pacco, che vabbè anche lì è uscita FedEx, non voleva consegnarmelo, me l'hanno consegnato ovunque, vabbè non è un problema, comunque abbiamo risolto anche questa. Torniamo alla base. Tornate alla base e papi, e poi andiamo a prendere due cose qui al Conad. E poi ci vengono a trovare dei signori, non ho capito quando, penso nell'arco della giornata, che avevamo già conosciuto a Benalmadena, quei signori col van che era uscito un video che le avevo fatto dei lavori, che sono qui del nord. E niente, vado a fare questo lavoretto ora. Al Conad a prendere lo Scottex e qualcosa che ci mancava. Spesa Conad time. In Spagna andavamo al Mercadona, qua stiamo andando sempre al Conad. Perché siamo sempre qua. Perché è comodo. Però c'è tante vaste. Guarda la Caputo. Questa è quella per fare la pizza quella bella alveolata. Quasi quasi la prendi. 2,50 euro 2,50 euro al chilo. Sì, dai. Questa? Sì.